Ciao! Allora, questo non è un video di di un video recensione, ma è un video tag personale fatto da Frameover Anime KK1. È un video che si intitola Dietro la telecamera. Praticamente sono 10 domande che riguardano, diciamo, come facciamo i video e cose di questo genere, insomma. Ok, comincio. Poi vi metterò in descrizione il suo video personale. Ah, questo video l'ha fatto per me e per Sailor Moon Fans, che lui ha già fatto il video. Ve lo linko qua sotto così. Se ci volete dare un'occhiata, lui è un ragazzo che praticamente fa video riguardanti Sailor Moon, con varie rubriche, eccetera. Se vi piace Sailor Moon, andate a dare un'occhiata al suo canale perché è veramente molto bello. E anche per Frameover, andate a dare un'occhiata al suo canale, che lui invece tratta recensioni di anime, manga, credo, e poi anche costruzioni di model kit di Gundam e eccetera. Comunque dateci un'occhiata, poi vedete voi. Allora, scusate. Allora, domanda numero 1. Ti piace il tuo modo di registrare o vorresti... Aspettate. Ti piace il tuo modo di registrare o vorresti cambiare qualcosa? Allora, a me piace, però per alcune cose tipo i set Lego, come potete aver visto, li ho fatti in modo un po' diverso, cioè di solito io mi faccio vedere in faccia e faccio vedere come si chiama, l'oggetto in mano, qui così. E poi lo porto vicino alla telecamera per fare lo zoom, per far vedere i particolari. Però per i set Lego, soprattutto per quelli grandi, non per le minifigure, per le minifigure... Oh, scusatemi, ma ho un po' di mal di gola. Minifigure o cose piccole, insomma, di piccole dimensioni, di solito li faccio normalmente. Però, come potete aver visto, alcuni video della Lego li ho fatti con me stessa dietro la telecamera, praticamente, muovevo l'oggetto, eccetera. Seconda domanda: come ti prepari a fare un video? Non mi preparo, no, scherzo. Allora, ultimamente, all'inizio no, all'inizio li facevo così, come venivano. Adesso invece, se possibile, se mi ricordo, se ho lo sbattimento di andare lì a cercare su internet informazioni, eccetera, mi tiro giù un po' di informazioni. Tipo, ho fatto dei video che però devo ancora pubblicare. Cioè, li ho già registrati di un paio di set Lego vecchi e anche lì mi sono andata a cercare quando erano usciti, eccetera. E che però quelli li caricherò più avanti. Per cui, sì, vabbè, mi preparo a fare il video, vabbè, preparo la telecamera, vedo che abbia abbastanza memoria, poi anche, appunto, cerco informazioni. Eccetera, insomma, tipo se è che so una bambola delle Monster High, allora mi cerco il link al webisode dove si vede la bambola, il personaggio magari con quel particolare outfit o cose di sto genere, insomma. Terza domanda: quali strumenti usi per registrare? Allora, io uso un treppiede della Manfrotto, che è abbastanza vecchiotto, però funziona benissimo, anzi direi che è un ottimo treppiede, insomma, Manfrotto, voglio dire, è Manfrotto. Ecco, che mi era stato regalato diversi anni fa da mio papà per la mia Reflex, perché sì,
Vabbè, diciamo informazione mia così a random. A me piace fare foto. Mi porto sempre dietro la mia digitale compatta in borsetta. Borsetta, borsa, è una borsa gigante piena di roba, vabbè. E poi ho una reflex, non è proprio professionale, però diciamo è una buona reflex. E gli avevo chiesto in regalo anni fa questo un treppiede, e lui, siccome lui era un fotografo professionista, uno che comunque lavorava nel campo della registrazione, ha lavorato per diversi studi televisivi, usava telecamera, eccetera. Ovviamente, siccome lui mi ha sempre preso il meglio per quel che riguarda queste cose, Manfrotto direi che comunque è un ottimo treppiede. E poi come telecamera, io ho preso un anno fa, un anno e mezzo fa, non mi ricordo, vabbè, comunque ho preso questa Sony Handycam dove lavoro, che abbiamo anche un angolo hi-fi. Ho preso questa Sony Handycam, un'ottima, è un'ottima videocamera, fa filmati in full HD e mi ci trovo veramente veramente bene. Poi l'ho presa perché ha la, non so se avete presente come sono le Sony Handycam, sono quelle lunghe strette così, con lo schermo che è di quelli che si possono girare da una parte all'altra. L'ho presa più che altro per quello, perché così almeno mi vedo in faccia e vedo anche cosa registro. Quali strumenti uso per editare? Allora, una volta usavo, come si dice, Windows Movie Maker, però ragazzi, cioè, è lentissimo. È una cosa, cioè, al limite dell'impossibile, io non ce la facevo. Ogni volta che dovevo tipo mettere delle scritte ci metteva una vita, quando lo caricavo lì poi ci metteva tantissimo a elaborarlo per poi editarlo, se dovevo separare delle parti era un casino, cioè io avevo cercato tipo mille tutorial su come fare, però io non lo so, mi dava sui nervi veramente. Allora ho chiesto un po' in giro ai miei amici e praticamente un mio amico mi ha dato una sua copia di Sony Vegas, sua vecchia copia, e adesso uso quello che è mille volte meglio, cioè sì, uso Sony Vegas per editare adesso, che insomma molto più facile, i tagli li fa comodissimi per fare le scritte. Cioè, è veramente molto bello come programma. E poi, quinta domanda. Vorresti degli strumenti professionali per registrare? Beh, sinceramente per me già questi qua, la Sony Handycam e il programma, per me sono già professionali. Cioè, non so se poi ne esistono anche altri più professionali, ovviamente ci saranno anche altre telecamere più avanzate di questa, però per me basta già questo, già per me questo qui è professionale. Sesta domanda, hai paura di sbagliare nei video? Sì, sì, molte volte infatti. Diciamo che sono una perfezionista, poi vabbè, se non mi viene bene una cosa metto mille annotazioni. Prendete per esempio il video dello scettro del Spiral Heart Moon Rod di Sailor Moon. Ho fatto un casino di annotazioni perché avevo sbagliato quando avevo fatto sentire i primi suoni, che li avevo sfasati, cioè non era tipo il primo, non era il primo ma era il secondo e avanti così. Però non è che mi metto lì a rifare il video, perché cioè no, piuttosto non lo carico se vedo che dico troppi strafalcioni o cose di sto genere.
settima domanda. Sei mai stato costretto barra stata costretta a ripetere un video? Allora, c'è stato almeno 2 o 3 volte che per una cosa o l'altra mi siano cancellati i video, non con questa telecamera, ma con il cellulare, con lo smartphone. I primi video che ho fatto sono stati fatti col tablet Samsung e lo smartphone, sempre Samsung, solo che poi appunto ho preso questa e uso solo questa qui praticamente. E mi si erano cancellati per qualche motivo. Poi, ah sì, no, poi c'è stato anche una volta che a trasferire i video da qui al computer pareva che fosse andato tutto bene, ma poi mi dava un problema con i video. E però da qui li avevo già cancellati, cioè che poi erano uno, no, era un solo video. Perché ho detto, vabbè, no, cioè non lo rifaccio, chi se ne frega. Ottava domanda. Nel tempo libero cosa fai? Allora, oltre che registrare video, oltre che registrare video, editarli e poi vabbè andare su internet, eccetera. Sistemo i miei gadget, sistemo le mie città Lego, che tra l'altro dovrei veramente risistemarle perché sono incasinatissime, cioè soprattutto la città paranormale. L'ho un pochettino sistemata, però devo ancora fare bene tutti i lavori. Oddio, è caduto il foglio. Sì, perché ho un foglio con su le domande. E poi se mi avanza tempo, leggo, gioco ai videogiochi. Ma ultimamente non ho molto tempo per fare anche queste 2 cose. Spero che quando andrò in ferie, riuscirò a fare anche quelle. Mamma mia. Vabbè. Nona e penultima domanda. Pensi che fare la YouTuber sia facile? No. No, perché richiede. Se uno vuol fare la YouTuber o lo YouTuber, diciamo, fatto bene, che poi io sinceramente non mi considero una YouTuber, cioè sì, sono una YouTuber, ma ho solo 1.000 iscritti, 1.000 qualcosa iscritti, cioè YouTuber per me è gente come, che so, parlando di gente. Non dei video che faccio io, che so, come Daniele Doesn't Matter o Yotobi. O gente così, gente che ha tipo molti iscritti, quelli sono YouTuber. Comunque, anche fare la YouTuber, diciamo così come lo faccio io, non è semplice perché, cioè, io faccio delle ricerche per tutte le cose che recensisco quando posso, e cerco di fare i video il meglio che posso perché, cioè, a me piace. Anche se magari qualcuno non li vede, diciamo che non li guarda tutti, così a me comunque piace. Mi piace molto fare video di questo tipo e c'è dietro un grosso lavoro perché, cioè, io ci metto tipo anche tipo dai 10 minuti. Fino a 10 minuti se è una cosa veramente fatta così veloce, fino anche ai 30 minuti per fare un video e poi bisogna editarlo, trasformarlo, convertirlo in un formato che non sia troppo grosso perché, cioè, ragazzi, questa telecamera praticamente facendo video, vediamo quanti minuti sono. Ah, 14 minuti, pensavo di più, oddio, vabbè. Per fare filmati così, cioè, sono un sacco di giga, io mi ritrovo con filmati che vanno dai 2 giga fino ai 6 giga di memoria e non posso caricarli così. Io devo prima editarli facendo i tagli e le scritte e tutte quelle robe là.
E dopo li devo convertire con il programma. E ci mette un sacco di tempo, poi il tempo che si carica su YouTube, che può andare dalle 2 ore fino alle 5 ore, cioè non è una robettina così di pochi minuti che tipo, oh sì, registro un video e poi lo carico. No, per me è quasi un lavoro, però mi piace tantissimo fare sta cosa. Ok, decima e ultima domanda, in generale. Quanto in tempo mi impieghi per YouTube? Beh, allora, ogni giorno praticamente per vedere i filmati delle persone a cui sono iscritta, diciamo, dipende, un'ora e mezza, anche 2 ore. Io di solito, se ho del tempo libero durante la giornata, mi guardo un po' di filmati, poi la sera mi guardo un altro po' di filmati, quelli che rimangono, quelli che non avevo visto, quelli che erano stati caricati dopo. E poi vabbè, il resto lo dedico a andare su Facebook e vedere tutte le varie cose che seguono, insomma, no? Sì, all'incirca un'ora e mezza, 2 ore al giorno, più o meno. Che è tanto, perché, cioè, considerate che io in media ho 2 giornate libere alla settimana e cerco ogni giorno di vedere i video perché sono iscritta a tanti canali. Ecco, finito qui. Ringrazio Frameover Anime KK1 per aver fatto questo video tag. Mi è piaciuto. Ecco, e vabbè, al prossimo video. Ciao!